questo rimane qui. Adesso passiamo alla parte interessante. Sì, quella che piace di più a me. Ovviamente venendo dal bass fishing, su Truttare ho trovato una parte della disciplina che mi piace, che è quella dei crank, hard bait di plastica, bellissimi. E ce ne abbiamo di tantissime aziende. Cominciamo con quelli che ci vengono praticamente dati a questa occasione. Aspettate che sono tanti. Sì, pure loro. Questo. Allora, cominciamo con un crank shallow che lavora su la prima parte dell'acqua. Questo si chiama il Kumuf, una cosa del genere, è della Colpo e è fatto veramente veramente bene. Ce l'ho in questa colorazione qua, ce l'avevo in questa colorazione qua e ce l'ho anche in questa colorazione un pochino più chiara. E doppio amo in coda e al centro del corpo. Questo, a differenza di altri, non ha le palline dentro che suonano, quindi non va a ricercare il pesce per vibrazioni ma soltanto per movimento. Poi, sempre della Colpo, abbiamo questo qua, che va a lavorare sulla seconda parte dell'acqua e è un classico crank da Truttaria. Anche questo senza palline e ce l'ho anche in questa colorazione qua. Poi Lipless, sempre della Colpo, sapete benissimo come funzionano questi, con dentro le palline, quindi vanno a ricercare il pesce anche per vibrazione. Doppio amo, anche questi ce l'abbiamo in tutte e tre le colorazioni: trasparente, trasparente rosso e trasparente bordeaux. Poi ce n'abbiamo un altro sempre della casa Colpo, da Truttaria. Questo va a lavorare praticamente sul fondale con la paletta molto molto lunga e recuperato molto molto piano con qualche movimento. Poi sempre della Colpo abbiamo questo qua, che va a lavorare sulla seconda parte dell'acqua e è un classico crank da Truttaria, anche questo senza palline e ce l'ho anche in questa colorazione qua. Poi Lipless, sempre della Colpo, sapete benissimo come funzionano questi, con dentro le palline, quindi vanno a ricercare il pesce anche per vibrazione. Doppio amo, anche questi ce l'abbiamo in tutte e tre le colorazioni: trasparente, trasparente rosso e trasparente bordeaux. Poi ce n'abbiamo un altro sempre della casa Colpo, da Truttaria. Questo va a lavorare praticamente sul fondale con la paletta molto molto lunga e recuperato molto molto piano con qualche cercatina, porta a casa belle soddisfazioni sul pesce parecchio apatico. Altro discorso, pesce in superficie che bolla, lo andiamo a prendere con il popper, sempre della Colpo. Anche questo ha soltanto un amo in coda invece che il doppio amo. Ce l'abbiamo in quella colorazione, in questa è la più bella in assoluto, ma non ci ho mai pescato, cioè sta dentro la scatola da quando ce l'hanno dati. E questa colorazione blu metallizzato argento. E quelli della Colpo sono finiti. Adesso cominciamo con qualcosina di meno economico, ma molto 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 proficuo. Valkane Kuga, della casa giapponese Valkane, un crank che va a lavorare sul secondo strato di acqua, recuperato lento lento lento, sembra tanto grande come dimensione, ma possiamo garantirvi che è veramente veramente catturante. È proprio un bel crank. L'unica pecca secondo me è il peso, è un pochino troppo pesante, però
per lavorare su quella quantità di acqua dovevano per forza optare per questa scelta. Ah, ce la faremo, sì. Casa Nomura, ci abbiamo soltanto loro due al momento. Adesso passiamo praticamente alla mia collezione. Intanto me ne sboxo uno in diretta, che è arrivato questa mattina e era l'ultimo che mi mancava, che è il Salmon Egg del colore e il Mutt della casa Heracles. Eccola qua la scatolina, e è un crank skinning, lavora sul primo strato di acqua, ha un movimento fantastico e ho completato la mia collezione praticamente, sono la persona più contenta della terra. Certo, la facciamo vedere la mia collezione, tutte le colorazioni che sono uscite, penso in Italia, perché forse all'estero pure qualcosina di diverso, le ho tutte, partendo da di qua, Salmon Egg. Poi troviamo il color pellet, bruco del miele, un mimetico, un giallo fucsia lucido, un giallo fucsia opaco, un rosa e bianco sotto lucido sopra opaco, un color non mi ricordo come si chiama questo, sembra Tiger comunque, che è questo qua, e poi un verde con la coda nera. Questi sono tutti quanti catturanti, cioè praticamente sono i crank che abbiamo comprati per primi e quelli che hanno portato più risultati. Sì. Dopo la colorazione in base al tempo, la luce, tutte queste cose. E soprattutto al colore che piace al pescatore. E non di rimettersi a stare. Che li compriamo come piacciono a noi. Sì, sì. Questo ormai è detto, stradetto e ridetto.